Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda. Il porto di Cagliari avrà un nuovo aspetto, ci saranno mega yacht, ma anche centri benessere, aree verdi e pedonali. Il nuovo aspetto del porto verrà realizzato da un consorzio temporaneo di imprese della Marina di Porto Rotondo. Il mare è quel riflesso delle barche, riflesso e visione di un porto, di una città capoluogo, che è sempre più attrattiva, seduce, come il polo turistico ricettivo per la nautica da diporto. Una firma attesa e si comincia da subito. Beh, l'inizio sicuramente di una stagione del fare, nel senso che dopo tanti progetti e tante valutazioni, finalmente siamo riusciti a definire un importante intervento che, ricordiamolo, è di oltre 34 milioni totalmente a carico di privati e che fondamentalmente ci dà una visione più compiuta e completa di quello che vorrebbe essere l'ambizione di Cagliari, di avere un porto turistico di alto livello in grado di dare una risposta a una domanda che c'è in tutta la Sardegna e in particolar modo nel sud Sardegna, per accogliere anche yacht turistici di grandi dimensioni che possano fare di Cagliari una base di armamento e quindi possono aprirsi ad un mercato che in questo momento non era presente. Massimo Deiana, presidente dell'autorità del sistema portuale, è soddisfatto, non vede l'ora di cominciare a vedere come sarà il porto nuovo, il lungomare tra il Molo Sanità e Sant'Agostino, un investimento poderoso e privato, oltre 34 milioni di euro, realizzato e gestito dall'Associazione Temporanea di Imprese guidate dalla Marina di Porto Rotondo. Tanti segmenti di bellezza e utilità e turismo, la riqualificazione e riconversione dell'ex stazione marittima in centro polivalente per servizi alla nautica da diporto e per la fruizione turistica della zona, la revisione del sistema di approdo di yacht e imbarcazioni. Un porto turistico di queste dimensioni ha bisogno anche di servizi a terra importanti, come per esempio un distretto della cantieristica che tra pochi mesi termineremo di costruire e che chiaramente poi offriremo alle imprese che si vorranno insediare, ma soprattutto anche un servizio di alto livello alla nautica di porto. Il progetto, con alcune varianti migliorative rispetto a quello depositato nella prima fase di gara, si articola in tre parti sostanziali: la completa riqualificazione e riconversione dell'ex stazione marittima in centro polivalente per servizi alla nautica da diporto e per la fruizione turistica della zona, la revisione del sistema di approdo di yacht e imbarcazioni private lungo la calata Sant'Agostino e la sistemazione dello spazio pubblico compreso tra i nuovi approdi e la calata di Via Roma e tanto altro ancora. Sono solo alcuni dei numeri che fanno la differenza turistica di visione. Il Molo Sanità ospiterà 11 ormeggi per imbarcazioni tra 30 e 40 metri, altri 15 punti per navi da diporto dai 20 fino agli 80 metri verranno sistemate lungo la calata Sant'Agostino attraverso la traslazione dell'attuale attracco dei traghetti di circa 190 metri e quel piccolo faro che guarda l'orizzonte e vede il riflesso del futuro già presente. C'è un finanziamento di 300.000 euro anche per tutto il patrimonio romanico dell'isola. Quella del patrimonio culturale romanico nell'isola è stata una felice riscoperta che negli ultimi anni ha entusiasmato vecchi conoscitori e trovato nuovi appassionati. La Fondazione Isola del Romanico, nata dalla volontà di 70 comunità sarde, ha così ricevuto un finanziamento da 300.000 euro per rafforzare il centro di documentazione e realizzare un archivio digitale in grado di ordinare e mettere in rete tutti quei beni che appartengono al periodo storico riferibile al romanico, databile tra il 1050 e il 1150 d.C. Secondo l'assessore regionale della cultura Biancareddu, si vuole in questo modo ampliare la rete dei territori coinvolti, estendere il progetto di Virtual Tour a tutte le chiese romaniche della rete, realizzare la progettazione di un percorso tattile in ogni chiesa per i non vedenti, promuovere il romanico sardo nelle altre aree d'Europa, inserendolo nel percorso europeo di Transromanica. Tra le attività previste dal piano di investimenti anche quella della formazione degli addetti alle visite guidate, con la promozione e la
allestimento di una mostra itinerante sul romanico sardo, coinvolgendo il maggior numero di comuni. Ad oggi la Fondazione, con sede a Santa Giusta, gestisce una rete di 87 comuni sardi, il grande patrimonio delle chiese romaniche composto da oltre 150 monumenti in tutta l'isola. E in vista della bella stagione ci sono tantissimi ragazzi che stanno studiando per dare un'offerta turistica migliore alla Sardegna. Sono i professionisti dell'Istituto Alberghiero Arzachena Budoni che da più di 50 anni forma i professionisti nel settore. I professionisti del turismo nel nord Sardegna passano per l'alberghiero di Arzachena Budoni. L'istituto ha una lunga storia di successo formativo con oltre 50 anni di esperienza. Fondato nel 1965 dal principe Karim Aga Khan, ha contribuito attivamente a rendere la Costa Smeralda una destinazione turistica esclusiva. Ancora oggi forma i futuri professionisti di questo territorio a forte vocazione turistica e rappresenta un importante valore aggiunto. La formazione dell'istituto è fortemente influenzata dai valori di accoglienza unici della Costa Smeralda e di tutto il nord Sardegna. L'offerta formativa della nostra scuola è l'offerta formativa di una vera scuola. A dispetto di tante cose che stiamo vedendo in questo periodo, di corsi e corsetti offerti così in modo improvvisato e in luoghi improvvisati, da noi si studiano tutte le discipline oltre a quelle professionali e si arriva chiaramente alla fine del percorso a un vero diploma. E poi bisogna aggiungere che i veri professionisti della ristorazione, della ricettività alberghiero sono solo nella nostra scuola, che ha grandissimi meriti per quello che riguarda l'occupazione e lo dice Euskopio. La Fondazione Agnelli dice chiaramente che noi siamo la scuola che offre un elevato grado di occupabilità. Ora la Regione Sardegna ha deciso di istituire dei fondi per la riqualificazione dei plessi scolastici di Arzachena e Budoni, un altro passo verso la realizzazione di scuole sicure, efficienti e all'avanguardia nella didattica. La Regione Sardegna ha quindi stanziato complessivamente 6.600.000 euro per risolvere le problematiche della sede staccata di Budoni e del convitto di Arzachena. Dopo tanti anni di disagi, finalmente Budoni avrà una vera sede, un'unica sede, con aule innovative e laboratori innovativi, oltre agli spazi chiaramente molto professionali. Con il finanziamento di 5 milioni di euro sarà possibile avviare il bando di selezione dell'impresa che realizzerà la nuova sede di Budoni. L'istituto utilizzerà tecniche costruttive innovative e materiali all'avanguardia. Un'opera attesa da anni. Sicuramente non era attesa in questi termini, in queste dimensioni, ma noi abbiamo voluto dare un segnale massiccio, definitivo e soprattutto risolutivo. 6,5 milioni andranno spesi tra Budoni e Arzachena per far sì che questa scuola diventi moderna, abbia un comfort acustico, termico ideale, le aule luminose, insomma una scuola come diciamo noi del terzo millennio. È chiaro che stiamo adottando delle tecnologie all'avanguardia come il metodo BIM, che deriva dall'inglese Building Information Technology, che è un metodo in cui l'ente che eroga i finanziamenti mantiene il controllo creando una catena che va dall'ente erogatore fino al costruttore, di modo che qualunque problema si possa verificare in tempo reale tutti siamo informati, cioè non può esistere che manca un sacco di cemento e il cantiere resta fermo 6 mesi. Quindi i tempi saranno ridotti, non li posso quantificare in termini matematici, ma molto più brevi della generica tempistica di un appalto pubblico. E si fanno già i programmi per l'estate, già pronti gli ospiti per la rassegna musicale estiva di Cagliari, Summer Festival. Tornano i grandi concerti ad animare l'estate cagliaritana. Questa mattina è stato presentato in una conferenza stampa presso il comune di Via Roma il primo artista protagonista della nuova rassegna musicale estiva del capoluogo sardo. Infatti sul palco della Cagliari Beach Arena Poetto si esibirà il rapper che ha battuto ogni record in Italia, Salmo.
Summer Festival, una grande rassegna musicale cagliaritana, in particolar modo il primo appuntamento è dedicato al grande artista Salmo, particolarmente apprezzato dai giovani, con un curriculum di tutto rispetto e vendite record di dischi in tutta Italia. L'appuntamento di Salmo verrà presto implementato con tantissimi altri appuntamenti musicali destinati in modo particolare ai giovani e agli appassionati, e sarà arricchito anche da tantissimi altri appuntamenti che presenteremo a breve e che sono in programma in città. Mi riferisco in particolare ai progetti delle associazioni cittadine che verranno promossi attraverso il bando ordinario dedicato appunto alle associazioni. Cagliari dal vivo, promosso e patrocinato, finanziato dal MIC, con tantissimi appuntamenti dal vivo, in questo caso specifico declinati nelle periferie cagliaritane. Credo sia quello degli spettacoli dal vivo, credo sia un aspetto importante della programmazione cittadina, perché intanto dà la possibilità agli operatori dello spettacolo di favorire l'occupazione, di stabilizzare. La rassegna Cagliari Summer, organizzato da Magma Events, è un progetto che si pone l'obiettivo di organizzare per i prossimi 3 anni una serie di concerti e spettacoli di vario genere musicale. Salmo si esibirà sabato 1 luglio alle ore 21:30 per inaugurare il primo appuntamento. Un ritorno di immagini non indifferente per i tanti turisti che visiteranno la città in quei giorni. Ma sicuramente al 1 di luglio, già un momento in cui la città gode di una presenza turistica, e l'obiettivo è quello di utilizzare un'area, valorizzare un'area, quella dei parcheggi e dei campi sportivi dell'ippodromo, che è stata poco valorizzata in questi anni e che si presta ad una serie di eventi, ed iniziare con un grande artista sardo che è Salmo, che permetterà ovviamente di poi aprire la stagione. L'obiettivo ovviamente è che si possano realizzare lì altri concerti e l'area viene messa a disposizione dell'amministrazione di chiunque voglia organizzare. Inizia nei migliori dei modi dunque la kermesse musicale con un artista di alto livello, Salmo, all'anagrafe Maurizio Pisciottu, nativo di Olbia. E adesso parliamo di ISI, un centro del Sarcidano che vanta però un grande primato, quello del paese dove si legge di più nell'isola. Libri per tutti e in ogni luogo, per integrarsi, per confrontarsi, per il piacere di dedicare un po' del proprio tempo alla lettura, anche in contesti diversi dalle ambientazioni tradizionali. Un'attività di promozione che ad ISLE ha fatto nascere dei punti lettura gestiti da gruppi di promozione Storie e GPS che coinvolgono adulti e ragazzi, così da incentivare una socializzazione sia tra pari che intergenerazionale grazie ed attraverso proprio i libri. Un incontrarsi nei racconti e nelle storie che diventano spazio formativo in senso trasversale e di dialogo. Il progetto Come trovare i libri in ogni luogo nasce per volontà del comune e della biblioteca comunale, ma allarga la sfera di interesse e partecipazione anche alle scuole, alle associazioni e altre realtà culturali del territorio. Un progetto culturale interessante, capace di avvicinare le persone alla lettura fin dalla giovane età. E questo penso che sia un aspetto importante, perché viviamo in un'epoca in cui la tecnologia, internet, i cellulari la fanno un po' da padrone. Ecco, con questo progetto si cerca di ricreare e rilanciare le relazioni sociali che col progresso e la modernità si sono un po' affievolite. Quindi è un progetto culturale ambizioso che merita di essere portato avanti e anche ampliato. Quindi è già in programma l'apertura di nuovi punti di lettura. L'iniziativa segue il filone di Città che legge, qualifica conquistata dall'amministrazione comunale nel 2020 e amplia il patto per la lettura stipulato lo scorso anno dal comune per attivare una nuova filiera capace di raggiungere indistintamente tutti i cittadini. Un progetto di inclusione sociale che coinvolge 2 classi quinte dell'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Pitagora di Isili, l'Associazione Club per l'UNESCO, l'Associazione Culturale Amigos de Savoesia, l'Associazione Unitre di Isili, la Polisportiva e l'Associazione Sonos Academy. Chi l'avrebbe mai detto che questo centro agricolo del Sarcidano è uno dei primi per lettura dell'isola? E con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito e come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata.